Allora, stava dicendo, non vorrei che questa vicenda però venisse strumentalizzata. È comunque un'inchiesta importante, anche in un momento politico particolare, insomma, della nuova vita di Matteo Renzi, anche la vostra. Non lo so se è un'inchiesta importante, è un'inchiesta, aspetteremo che faccia il suo corso, aspetteremo i processi, che finora si sono tutti risolti con archiviazioni e con anzi risarcimenti da parte di Travaglio a Renzi e ai suoi familiari. Vedremo questa volta di cosa si tratta, siamo fiduciosi nel lavoro della magistratura. Certo, diciamo il dispiegamento. Beh, qua stavolta forze... però non c'entra niente Travaglio. No, non c'entra niente Travaglio, però vediamo che ha scritto cose in passato che hanno prodotto il fatto che, diciamo, ha contribuito al mutuo di casa di Renzi e magari a un po' di soldi che hanno devuto in beneficenza, va bene così. Oh, senta, ma però è proprio lei che ha lanciato, diciamo così, dei sospetti sulla Casaleggio, no? Quindi... No, non c'è nessun sospetto, ho detto, se qualcuno ha intenzione di fare chiarezza, finalmente, in Italia, sul finanziamento alla politica, noi siamo quelli che hanno cancellato il finanziamento pubblico e hanno introdotto il 2 per 1000 e hanno invece, volevano introdurre, hanno lavorato per introdurre un finanziamento privato trasparente alla politica. Siamo certi della trasparenza di tutto il lavoro che è stato fatto nei 10 appuntamenti di Leopolda e così via, e quindi siccome è tutto tracciato, è tutto pubblico, è tutto regolare, si facciano tutte le verifiche, si facciano tutti i controlli, se poi il Parlamento vuole istituire la commissione d'inchiesta, benissimo. Siamo tanto non serve a niente, stavo per dire, tanto non serve a niente. No, però che sia la commissione che lavori a 360 gradi e se quindi... esamini come si finanziano i partiti, come si finanziano le fondazioni, come si finanziano le associazioni, come si finanziano le SRL che dirigono i movimenti politici in questo paese, che cosa succede con i fondi che arrivano dall'estero, che rapporti si intrattengono con la Cina, che fondi si ricevono dai paesi. Allora, della Cina si discute tantissimo. Esaminiamo tutto. Mi scusi, che lo fa così chiarisco anche a chi ci ascolta. Della Cina si parla tantissimo in relazione al Movimento 5 Stelle sempre. Ma insomma, potremmo parlare di tante. Tra l'altro, qualcuno mette profondamente in discussione Salvini e la Russia, che non sono state mai quello già si sapeva. Però la Cina è una new entry. La Cina è una new entry. E qualcuno anche molto influente, cioè per esempio il direttore della Stampa, mette in discussione l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che è al governo, sui fatti di Hong Kong. Cioè il governo non prende posizione su Hong Kong per non irritare la Cina, addirittura isolandoci dal resto del mondo. Questo lo dice Molinari, quello importante, non io. Molinari dice cose sempre molto giuste, un osservatore attentissimo e da parte mia molto stimato sulla politica internazionale. È evidente che un conto sono incomprensibili buoni uffici e buoni rapporti economici che si devono intrattenere con tutti i paesi e anche con la Cina, anche se si può fare molto meglio di quello che ha fatto il governo Conte 1. Speriamo che il governo Conte 2 nei rapporti con la Cina faccia molto meglio di quello che ha fatto il governo Conte 1, che ha per primo corso a firmare il memorandum sulla Via della Seta in cambio di un po' di arance acquistate, mentre invece Francia e Germania gli ha venduto l'Airbus, che hanno avuto meno fretta nel correre a sottoscrivere accordi e che però hanno fatto affari importanti con la Cina. Quindi suggerirei quel tipo di approccio, ma un conto sono i rapporti economici, un conto è pensare che a fronte di rapporti economici si possa chiudere gli occhi e non prendere posizione rispetto a vicende come quelle di Hong Kong, che sono gravissime, che mettono in discussione i diritti politici, i diritti civili, i diritti umani, e sui quali noi non possiamo che essere in prima linea. Sono molto felice che le elezioni municipali che si sono celebrate proprio poche ore fa, i cui esiti sono stati definiti poche ore fa, è stata una forte avanzata, una forte affermazione. Però insomma, questo era per dire che comunque sostiene democrazia e libertà a Hong Kong. Ecco, si discute anche persino su quanto conti la Cina per i rapporti col Movimento 5 Stelle. Questa, diciamo, è una new entry anche per i nostri ascoltatori. Detto questo, è chiaro che proporre un finanziamento chiaro, privato alla politica non è assolutamente accettabile dal Movimento 5 Stelle, perché va contro la sua narrazione storica. Potrà andare contro la sua natura, ma va invece a favore della sua natura, nel senso che
il Movimento 5 Stelle si finanzia ed è sostenuto da una SRL, un'azienda privata che riceve finanziamenti, che intrattiene rapporti economici, che ottiene pesanti ricavi sia dai parlamentari sia da realtà esterne al Parlamento, anche sulla rete e così via. Quindi potrà essere contrario ai loro precetti storici, ma è assolutamente in linea con quello che fanno. Diciamo, ormai non c'è più il finanziamento pubblico alla politica se non tramite il 2 per 1000, cioè l'adazione volontaria da parte dei cittadini, una quota delle tasse che pagano, ma a fronte di questo c'è bisogno di un rapporto trasparente tra la politica e il mondo esterno, tra la politica e i privati che decidono legittimamente di finanziarla. Ma questo, diciamo, è una battaglia che facciamo da tempo per la tracciabilità e per la trasparenza di tutti i finanziamenti della politica, e non parliamo nessuno da nessuno a questo punto di vista. Quindi siamo tranquillissimi, c'è un'inchiesta, l'inchiesta farà il suo corso per quello che riguarda la Fondazione Open, e siamo sicuri che non potrà che registrare l'assoluta correttezza dei comportamenti tenuti da chi ha organizzato le Leopolde e le nostre attività. Detto questo, c'è un tema più in generale sul finanziamento alla politica, è un tema di cui è opportuno occuparsi di tutti insieme. Poi che ci si punzecchi anche a distanza è normale, anche se si fa parte sempre dello stesso governo. Diciamo, mi ha colpito che il ministro degli esteri non abbia trovato tempo per andare al G7 e abbia trovato il tempo per dichiarare sulle G20 e non abbia trovato il tempo per dichiarare, invece abbia trovato il tempo per dichiarare sull'inchiesta, per cui perquisizioni. Gliel'ho messa lì la domanda, perché poi è delle caratteristiche. Magari la prossima volta va al G20 oltre a fare dichiarazioni ed è più utile per tutti, diciamo. No, io ricordo che ci state governando insieme, così per questo. Questo faccio questo appello accorato al ministro degli esteri partecipare alle. Adesso che Grillo vuole che questa coalizione diventi sempre più solida, vada sempre più a sinistra, si sposti. Un po' strana sta roba, onorevole. Coalizione solida con noi è complicata, nel senso che noi siamo lealissimi a questa. Sembra complicato anche a guardarla dall'esterno, però. No, ma le spiego perché, diciamo, per noi in Italia Viva il rapporto con il Movimento 5 Stelle è di collaborazione totale, di una maggioranza che abbiamo costruito insieme e che dobbiamo portare fino al 2023. Nel 2023, quando si tornerà alle urne, noi saremo avversari del Movimento 5 Stelle. Sono altri, forse il Partito Democratico, che in questo momento ha intenzione di costruire un'alleanza stabile e duratura con il Movimento 5 Stelle. Diciamo auguri, ma non ci riguarda. Mi permetta di dire una cosa, se posso, per un minuto. Vada. Abbiamo cercato di fare in modo, stiamo in Parlamento votando la manovra e lavorando sulla manovra, che è una manovra complicata, in cui ci sono anche cose positive. Noi ci siamo battuti per evitare l'aumento delle tasse, siamo passati per i cattivi che volevano mettere in difficoltà il governo, chiedendo di non aumentare l'IVA, di evitare la tassa sulle auto aziendali, di evitare la tassa sulla plastica, e in queste ore mi sembra che alla fine invece ci stiano dando ragione, compreso il presidente Conte, e se è così siamo felici, ci va anche di passare per la parte dei cattivi. Però se posso rubare 10 secondi, invito tutti, al di là delle opinioni politiche che si hanno, maggioranza, opposizione, per chiunque si voti, noi abbiamo lanciato come Italia Viva un piano, si chiama Italia Shock, sono 120 miliardi di opere che sono già finanziate, i soldi sono già stanziati, che sono opere che sono opere in tutta Italia, infrastrutture. Per una buona parte sono infrastrutture per il dissesto idrogeologico, 26 di questi 120 miliardi, e abbiamo visto in questi giorni quanti problemi ha il paese su questo fronte. Diciamo a tutti, lavoriamo insieme per sbloccare queste risorse, perché ci sono, perché non c'è bisogno di trovare i soldi, perché sono già finanziate, perché servono al paese e peraltro creano lavoro e un po' di crescita che ci serve come il pane, perché dobbiamo un po' far ripartire l'economia. Su questo cerchiamo, dal 1 gennaio, finito la manovra, di provare a fare un lavoro tutti insieme. Quindi invito tutti a sostenere questo piano che abbiamo elaborato. Dove ci sono investimenti pubblici è importante, soprattutto per in questo momento. E che sono bloccate poi dalla dinamica italiana dei veti, del ricorso al TAR, però sono opere che invece servono assolutamente, e no? Buona fretta. Sfonda una porta aperta. Ci sono soldi anche per Roma, faccio un esempio, cioè una parte del finanziamento riguarda la metro C, tanto per dirne una, è in questi 120 miliardi che vanno sbloccati.
magari. Oh, ma Matteo Renzi è tornato da Riyadh, dove è stato a cena al billionaire con Briatore? Non è stato a cena al billionaire, ma è stato a fare degli incontri importanti, non c'è niente di male che... No, io che ho detto... No, anche perché ci sono delle dichiarazioni di Briatore che vedrebbe bene i due Mattei insieme, cioè e non è Renzi, la prima volta che... Renzi e Salvini. Ma in molti la pensano così, Nobile. È qui un po' viaggia con la fantasia Briatore. Ah, però viaggiano in tanti con la fantasia. Evidentemente Briatore, come è comprensibile, ha simpatia, stima per entrambi e li vorrebbe vedere insieme per non trovarsi a dover scegliere tra i due a chi amici, vuoi più bene, a mamma o papà, insomma. A chi vuoi sostenere, per i pro, le nostre opzioni politiche, come sapete, sono molto differenti. Noi ci siamo mangiati un pezzo di fegato nel fare un governo con il Movimento 5 Stelle proprio per impedire che Salvini avesse i pieni poteri che voleva, quindi di tutto ci si può scusare meno di voler fare un accordo con Salvini. È ovvio che, se vogliamo dire una cosa che li accomuna, i due Mattei, è ovvio che di fronte all'opinione pubblica italiana, in un momento in cui in questo paese forse c'è un po' di carenza di leadership, due con profili molto diversi e con idee anche molto diverse, però è evidente che gli italiani si rendono conto che ci sono due figure nei due schieramenti che hanno un po' una forza e una capacità di leadership più accentuata, e sono da una parte certo. Salvini e dall'altra Renzi, però insomma io li vedo più come avversari del presente e del futuro che come potenziali alleati. No, perché altrimenti qua veramente non ci si capirebbe più niente, ma insomma potrebbe essere tema. Non so di che cosa ti meravigli. Tema di un'altra quindi. Puntata, onorevole, ci venga a trovare presto in studio. Però posso dire una cosa, in queste ore sono altri quelli che stanno cercando accordi a partire dalla legge elettorale con Salvini, sempre non noi di Italia Viva, diciamo. Comunque vengo volentieri presto a trovarvi. Grazie, buon lavoro. Oh, stanno arrivando un sacco di messaggi. Fammi dire soltanto una cosa.